Il cantautore calabrese Antonio Laganà parteciperà insieme a personalità di fama nazionale e internazionale del mondo della cultura e dello spettacolo alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla che avrà luogo a Roma. Laganà presenterà in anteprima il brano inedito Emily, ispirato al romanzo Sedotta e sclerata della scrittrice calabrese Ileana Speziale. Il noto cantautore calabrese originario di Badolato, con due album di successo, ha collaborato con artisti come Piero Pelù, Fabrizio Moro, Mario Venuto. Sarà ospite insieme a personalità del mondo della cultura e dello spettacolo di fama nazionale e internazionale alla Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla che si svolgerà a Roma il 30 maggio. Per l'occasione, Laganà presenterà in anteprima, accompagnato da due musicisti calabresi, il maestro Andrea Gallelli al piano e Domenico Caporale alla chitarra, il brano inedito Emily, ispirato al romanzo Sedotta e sclerata della scrittrice calabrese Ileana Speziale, che sarà presente all'evento. Il 30 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, ci sarà in Sala Umberto l'evento Sedotta e sclerata Show, uno spettacolo con musicisti, attori, giornalisti ed ospiti di fama internazionale, che trae ispirazione dal romanzo autobiografico Sedotta e sclerata della scrittrice Ileana Speziale, colpita da questa patologia alla giovane età di 20 anni. Lo spettacolo sarà arricchito da testimonianze di chi la malattia la tratta o la vive quotidianamente. La manifestazione è promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Libera Civitas, col patrocinio dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in collaborazione con le associazioni di promozione sociale AFEC, AIES e AB Event. L'obiettivo è realizzare una campagna di sensibilizzazione sociale contro la discriminazione e i pregiudizi legati alla disabilità. Alla serata presentata da Savino Zabba interverranno tra gli altri il cantante Luca Barbarossa, la soprano Ekaterina Bakanova, gli attori Sebastiano Somma e Claudia Gerini, accompagnata quest'ultima dal Solis String Quartet, i ballerini di tango argentino Miguel Angel Zotto e Dayana Guspero, i comici Pablo e Pedro, la scrittrice Ileana Speziale. Presenti poi Ramin Bahrami, considerato uno tra i più importanti interpreti bacchiani viventi a livello internazionale, Guido Rimonda, violinista di fama internazionale, massimo cultore di Giovan Battista Viotti e direttore del festival intitolato al musicista vercellese, ed il cantautore Antonio Laganà. La realizzazione del progetto Verso i sogni ed oltre, dichiara Ileana Speziale, mira ad informare e sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, su cosa significhi convivere ogni giorno con la sclerosi multipla, anche quando non si vede. E riferendosi al valore della musica nell'affrontare la malattia, afferma: la storia della musica ci ha fortunatamente dimostrato che la passione è più forte di ogni ostacolo. Nella storia sono tanti gli artisti che non si sono mai arresi davanti ad una disabilità e hanno continuato con successo il proprio cammino. Come Paganini aveva la sindrome di Marfan, Beethoven era sordo, Robert Schumann aveva disturbi mentali, Ray Charles era cieco. I temi musicali e letterari scelti per la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla hanno lo scopo di aprire una riflessione su tre aspetti rappresentativi: socialità, pregiudizi e resilienza. La sclerosi multipla è una patologia neurodegenerativa demenzializzante che colpisce prevalentemente i giovani. La sclerosi multipla può esordire ad ogni età della vita, ma è diagnosticata per lo più tra i giovani di 16-40 anni e nelle donne che risultano colpite in numero doppio rispetto agli uomini. In Italia si calcola una nuova diagnosi di sclerosi multipla ogni 3 ore. Della sclerosi multipla non si parla molto e spesso i pregiudizi superano la realtà. Per esempio, c'è chi fa un'equazione automatica tra sclerosi multipla e sedie a rotelle, chi crede che la diagnosi rappresenti un'immediata condanna a eventi di disabilità e c'è perfino chi teme forme di contagio. Niente di tutto questo, l'andamento della malattia è variabilissimo da una persona all'altra, con effetti a volte molto ridotti. Poi la sclerosi non si può trasmettere in alcun modo. La serata sarà un turbinio di ritmi, che altro non sono che i battiti di un cuore virtuale in grado di unire tutti alla sensibilizzazione verso la tematica di speranza verso la ricerca e di apertura verso la vita.